Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono in una location un po' diversa dal solito. Sono sul mio balcone, in Germania è arrivata l'estate, quindi ho pensato di girare qui. Ho pensato di girare questo video su come scegliere le dimensioni dell'agenda perché è una cosa che mi richiedete in tantissime, sia tramite mail sia tramite messaggi sui social, perché molti di voi non sanno bene che agenda scegliere, dato che comunque a settembre iniziano le scuole, iniziano l'università e appunto volete magari acquistare l'agenda e si cominciano a vedere i diari negli scaffali dei supermercati. Allora, questo che ho qui davanti a me è un semplice foglio A4, giusto per darvi un'idea delle dimensioni che so che in camera spesso non vengono percepite nel modo corretto. E faccio una piccola premessa: per non fare un video troppo lungo ho diviso le agende in categorie. Questo video di oggi sarà solo e esclusivamente sulle agende ad anelli, che secondo me sono il sistema migliore per rimanere organizzati. Cominciamo dall'agenda più piccola in assoluto, che è l'agenda di dimensione mini. Questa qui in particolare è una Filofax Malden Mini che ho acquistato extra saldo circa 2 anni fa e a cui avevo rimosso gli anelli per creare una custodia per il mio passaporto. Ho utilizzato questa agenda come portafoglio per un lungo periodo di tempo e ogni tanto la riutilizzo come appunto portafoglio. Come vedete, questo tipo di agenda è veramente veramente piccola e secondo me è più che altro una agendina per coloro i quali hanno semplicemente qualche appuntamento ma non hanno grosso bisogno di appunto prendere delle note, lunghe liste delle cose da fare. Insomma, se cercate un'agendina satellite da tenere in borsa come appunto portafoglio, potrebbe fare il caso vostro. Tenete in mente che le agende mini saranno da parte di Filofax rimosse dal mercato a un certo punto, quindi si farà molta più fatica a trovare gli inserti perché appunto l'agenda mini sarà rimossa dal mercato, se ovviamente non volete stamparli voi in casa. La seconda agenda, la seconda dimensione che guardiamo è l'agenda di dimensione pocket, che appunto è stata inventata pensando a un normale portafoglio, quindi l'agenda mini è proprio un portafoglietto piccolino, l'agenda pocket è più rispecchia più quelle che sono le dimensioni di un normale portafoglio. Le pagine che potete inserire in un'agenda mini sono pocket, sono un po' più piccole di un foglio A6 e si trovano abbastanza facilmente in qualsiasi cartoleria. Queste agende hanno 6 anelli e le agende sono gli anelli sono spaziati tra loro in modo omogeneo, come potete vedere qui, mentre le agende tipo mini hanno 5 anelli con la stessa spaziatura, praticamente sono i primi 5 anelli qui. Ottimo l'utilizzo da borsetta, un po' come la mini, anche qui se volete un portafoglio che vi faccia anche da agendina satellite, il formato pocket è una buona opzione, come peraltro fa anche Simply Naviki qui su YouTube. Poi andiamo già al formato personal, che equivale a un formato Kiki Medium e DocuBook Small. Ci tengo a fare questa precisazione perché tantissime venite confuse dai nomi che danno i vari brand a questa dimensione. Quindi se c'è scritto personal, medium o pocket, è una Filofax personal come dimensione. In questo caso è una dimensione compact. Cosa vuol dire compact? Vuol dire che semplicemente gli anelli di questa agenda sono più piccoli di un'agenda personal normale. Vi faccio vedere l'esempio con la mia Finsbury. Come potete vedere, questa qui davanti è un'agenda compact, questa qui dietro è un'agenda personal normale. Entrambe sono personal, ma differiscono dalla dimensione degli anelli.
Spero di essere stata chiara. Se non lo sono stata, se avete delle domande, per piacere scrivetemele qui sotto, qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda la dimensione, si parla di un portafoglio da donna. Se questo è un foglio A4, come larghezza più o meno siamo come un foglio A4, e le pagine interne sono abbastanza piccoline. Piccoline ovviamente in riferimento a un foglio A4. Ve la faccio vedere così vi date un'idea. Questo qui è semplicemente un foglio a quadretti che ho tagliato da un vecchio notebook, e posso inserire 3 fogli personal su un foglio A4. Ovviamente la maggior parte degli inserti che trovate online da stampare di solito hanno 2 fogli per un foglio A4, questo perché se l'inserto è datato, quello che si fa è una stampa a libro a opuscolo, e quindi ci sono 2 fogli per pagina. Se volete stampare della carta quadretti, da stampare un foglio A4 e carta quadretti e poi tagliare 3 fogli personal. Ora arriviamo a un altro modello di personal, giusto per farvelo vedere. Questa è una DocuBook, è una DocuBook formato personal. Sul sito viene chiamata DocuBook Small, ma ha una particolarità: ha la zip. In commercio c'è anche la Filofax Personal con zip, di 2 modelli, che adesso non mi ricordo, una è la Malden e l'altra non la ricordo più, però appunto c'è la possibilità di avere la Personal Size con la zip. Questo perché, scusate, anche la Kate Spade le fa con la zip. Questo perché, appunto, essendo una dimensione di un portafoglio da donna, più o meno, moltissimi utilizzano anche la dimensione personal come un portafoglio, e semplicemente se c'è la zip il tiene tutto più sicuro all'interno, e secondo me è comodissima da usare. Io l'ho acquistata questa azienda a dicembre per Natale, me la sono regalata per Natale, e l'ho usata tantissimo. Come vedete è come nuova, non si è per niente sporcata, modificata, no. E vi avevo fatto un video in cui vi avevo fatto vedere l'unboxing qui sul canale, ve lo linko anche questo nel box informazioni, in modo tale che potete guardarla più nel dettaglio. Quindi se volete un'alternativa un po' più economica delle normali Filofax e con la zip, questa agenda secondo me vale veramente la pena. Soprattutto adesso ci sono i saldi, quindi se andate sul sito della DocuBook, quelle che hanno dei piccoli difetti di fabbrica costano sui 10 euro, quindi davvero da tenere in mente. Ora arriviamo al formato grande. In realtà ce n'è una ancora più grande, però io non ce l'ho perché non ho sentito utilizzare acquisto, che è il formato A5. Allora, questo è il formato che io personalmente consiglio agli universitari, perché per inserire un foglio A5 vi basta stampare in formato A5, quindi voi semplicemente caricate nella stampante un foglio A4 tagliato a metà, oppure stampate libro su un foglio A4 e avete esattamente il formato A5. Potete acquistare qualsiasi pacco di carta per formato A5, per il quadernino ad anelli tipico, rifare fuori e avete carta al costo di meno di mezzo centesimo. Quindi davvero è un formato consigliato per gli universitari. Inoltre, qualsiasi documento universitario che dovete portarvi appresso potete appunto stamparlo in formato A5, per esempio la tabella degli orari, la tabella degli esami, il syllabus, qualsiasi cosa potete semplicemente stamparlo più piccolo, farci i buchi e piazzarlo all'interno. Intanto un'agenda è caduta dal tavolo. Anche qui gli anelli sono 3, io questa qui è quella che uso per lavoro, solito essere vuota,
praticamente vedete ci sono un sacco di spazio per documenti, il tesserino universitario, il badge, qualsiasi cosa ed è veramente comoda. Inoltre potete inserire un blocco appunti sul retro e non vi dovete preoccupare nel comprare quaderni, nel comprare, sapete, quei quaderni che hanno la spirale che sono un disastro perché le pagine si tolgono, si tagliano, si rovinano. Se volete un sistema per tenere i vostri appunti organizzati e tenere con voi tutto quello che vi serve in una tipica giornata universitaria, andate per la 5. Non fatevi fuorviare nell'andare per la personal perché è piccola, è portabile, la mettete in borsa, no. Tenete conto che comunque se siete universitari avete le dispense, avete i libri, eccetera, eccetera. Invece di avere un quaderno o un block note per ogni materia, semplicemente fate dei divisori con qualsiasi tipo di materiale, può essere carta, cartoncino, carta scrap se avete la possibilità, o anche semplicemente la carta un po' più spessa, fogli di giornale, quello che volete, ci fate i divisori. Un divisorio per materia, un divisorio per il calendario e siete organizzati, non dovete più preoccuparvi per tutto l'anno accademico. Quindi questa qui è l'agenda consigliata agli universitari che si devono portare in giro tutte le notti in maniera molto organizzata. E questa qui è appunto consigliata. Ora, in questo ambito ricadono, secondo il mio video, anche le agende a dischi. Questa è la mia DocuBook, disca agenda, che sto utilizzando per un utilizzo casalingo. E l'ho impostata appunto per un utilizzo casalingo e ovviamente non ha gli anelli, ha i dischi, stesso concetto, anche perché potete acquistare la stessa agenda con gli anelli invece dei dischi, è lo stesso concetto di un'agenda A5. Ovviamente se ha i dischi vi serve un puncher per i dischi, però nel caso della disca agenda Manta vi arriva il puncher insieme all'agenda. In questo caso dovete acquistare il punch separatamente. In questo caso invece arriva già con l'agenda, quindi voi comprate un'agenda, vi arriva tutto, non dovete acquistare nient'altro. Spero che questo video sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!